Ben ritrovati all'appuntamento con la medicina in diretta. Oggi parliamo di obesità, di diabete e di chirurgia dell'obesità e del diabete, la chirurgia bariatrica. Ne parliamo perché, come ricorderete, qualche mese fa, un paio di mesi fa, abbiamo presentato l'avvio all'ospedale di Cosenza di questa equipe coordinata dal dottor Ninni Urso, che abbiamo il piacere di ospitare nuovamente nei nostri studi, chirurgo, dirigente medico alla Falcone, all'unità operativa Falcone di Cosenza, e abbiamo presentato questa attività. È partita a Cosenza praticamente la possibilità di fare degli interventi sui pazienti obesi, una grossa, grossa opportunità. Dottor Urso, a distanza di 2 mesi, appena partita questa unità, insomma, i risultati sono già molto importanti. Avete già eseguito 3 interventi chirurgici e con successo. Sì, abbiamo lunedì scorso eseguito 3 interventi su 3 pazienti di sesso femminile obese. I risultati a distanza di 8 giorni sono molto incoraggianti. La perdita di peso media in 8 giorni è di circa 10 kg, quindi Incredibile! sono contento io, sono contenti le Le pazienti pazienti, e immaginiamo. contento il gruppo che mi supporta. Ecco, erano 3 pazienti, 46, 47 anni e 18 anni, quindi anche per una ragazza di 18 anni avere questa opportunità significa guardare con altri occhi e con altra gioia alla vita sicuramente, perché l'obesità comunque al di là dei problemi patologici che crea, ha anche una componente psicologica che altera un po' la qualità della vita delle persone. Certo, non tutti rientrano nell'immagine dell'obeso, allegro, solare, così. Ci sono pazienti che subiscono questa patologia come una condanna, non ne riescono ad uscire fuori e infatti se si frequentano un po' i siti delle associazioni per gli obesi o anche i messaggi che mi danno i pazienti, questi primi pazienti, una delle frasi più ricorrenti è grazie per la nuova vita, è un ritorno alla vita, quindi è veramente meraviglioso poter contribuire ad una rinascita proprio sotto l'aspetto anche sociale del paziente, non Certo, solo di salute. non solo di salute, e di salute è importantissima questa rinascita perché cambia completamente la vita, perché stanno meglio, si risolvono tanti problemi. Sono arrivate anche da fuori Cosenza, quindi un po' anche da altre Sì. province le richieste, dottor Urso, e sappiamo che sono tante le persone in lista. Sì, devo dire grazie anche alla vostra ospitalità e alla vostra trasmissione. Siamo stati contattati da tantissimi pazienti di fuori provincia ed è questo il nostro orgoglio di aver costruito, ancora c'è tanto da costruire, però già aver essere arrivati in poco tempo a poter svolgere questi interventi presso il complesso operatorio dell'ospedale di Cosenza, lo riteniamo un successo e il nostro orgoglio appunto e la nostra ambizione è quello di diventare punto di riferimento extraprovinciale per tutta la regione, perché i centri al sud, come abbiamo detto nella trasmissione di circa 2 mesi fa, sono veramente pochissimi, mentre c'è un bacino, qualche azienda, di prodotti elettromedicali che si occupa di di raccogliere i dati, riguardo alla provincia di Cosenza, ha, comunicato dei dati secondo i quali circa 31.000 pazienti sarebbero suscettibili di intervento chirurgico nella provincia di Cosenza. Sono È un tantissimi. numero elevatissimo per pochissimi centri che affrontano questo tipo di patologia dal punto di vista chirurgico. E infatti molte persone magari non possono sottoporsi all'intervento proprio perché si devono spostare, non tutti hanno la possibilità di spostarsi. E immaginiamo quanto è più agevole arrivare all'ospedale di Cosenza.
e soprattutto trovare un'equipe, perché non è solo l'intervento chirurgico, dottor Urso, voi avete messo in piedi una sorta di rete che accoglie e accompagna il paziente sotto tutti i punti di vista, sia della valutazione, della diagnosi e poi intervento e post-operatorio. Certo, il nostro centro è l'unico che ci risulta in Calabria che è organizzato secondo i protocolli e le linee guida, che è un'organizzazione che ci viene facilitata dal fatto di agire in ospedale, dove sono presenti le diverse specialità che affrontano l'obesità, perché come abbiamo detto l'approccio deve essere multidisciplinare. L'intervento chirurgico è solo diciamo una tappa del percorso, che non inizia e non finisce neanche con l'intervento chirurgico. Quindi è necessario un approccio gastroenterologico, è necessario un approccio psicologico, anestesiologico, nutrizionale, perché poi la figura del medico nutrizionista è fondamentale nel post-intervento. Quindi mi sento, se lei permette, di nominare questa equipe, senza la quale non sarebbe stato possibile. Anche perché diciamo che siete tutti in un certo modo volontari, avete creduto in questo progetto, non vi state risparmiando e siete partiti pur non avendo tutte le, insomma, i comfort necessari a disposizione, ma ai pazienti non manca nulla. Certo, noi siamo partiti in base solo basandoci sull'entusiasmo del progetto e sulla novità, ed è bellissimo il fatto che lo abbiamo fatto senza ritorni economici o diciamo anche in un momento in cui la sanità versa infatti in un momento assai difficile, siamo in carenza di organico, eppure noi abbiamo avuto il coraggio di rilanciare la sfida con un nuovo progetto. E quindi io devo ringraziare il mio collega chirurgo Chiodo, la dottoressa Talarico, l'endocrinologa, gli anestesisti Di Cello, Brunelli e Silvagni, il gastroenterologo Mario Verta, l'internista D'Amico e gli psicologi Marchese, Funaro e Curti, che senza di loro veramente non avremmo potuto arrivare a questo importante risultato che, diciamo, inaugura questa stagione. Abbiamo già pronti gli altri pazienti che opereremo a breve, ed è un lavoro di equipe che da un lato ci responsabilizza, ma dall'altro ci esalta, perché, ripeto, è basato sull'entusiasmo di ciascuno di noi. Ciascuno di noi ha ricavato uno spazio nel suo tempo, infatti, un di più rispetto di più, a quello, ecco, che questo è bene rimarcarlo, perché sappiamo appunto delle carenze, delle difficoltà che si vivono nella sanità calabrese, ma in quella cosentina ancora di più, e voi riuscite, nonostante magari anche i turni massacranti e insomma il super lavoro che c'è, riuscite anche a fare queste prestazioni che sono fondamentali. E sicuramente per l'ospedale di Cosenza è un'occasione, perché si pone appunto come centro di riferimento regionale, e questo non è male assolutamente. Abbiamo detto che l'obesità più volte è un problema sociale, un'emergenza sociale, visto l'aumento delle persone con problemi di obesità, addirittura la Calabria, e questo insomma appare quasi contraddittorio, però il consumismo ha determinato anche questo. In Calabria ci sono molti bambini obesi, quindi è un problema sentito. Chi si rivolge adesso all'Annunziata, alla vostra struttura, dottor Urso? Come arriva? In che condizioni arriva? Perché sappiamo che prima le persone provano le diete, provano a fare di tutto. Non si arriva subito alla decisione dell'intervento. Sì, questo è il momento più delicato. L'approccio alla valutazione della possibilità di un intervento chirurgico, perché i pazienti in fondo non ci hanno mai pensato. Risulta strano, fino a pochi anni fa era così, indicare una terapia chirurgica per l'obesità, però visto il fallimento delle diete che hanno un'efficacia in questi pazienti del 5%, e diventa come un'unica e ultima spiaggia,
per questi pazienti. Ripeto, parliamo di pazienti non in sovrappeso ma affetti da obesità patologica, ci sono delle precise indicazioni, quindi arrivano all'intervento come che è da considerarsi come un intervento salvavita. Certo, prendiamo la telefonata e poi proseguiamo. Pronto? Pronto? Sì, buonasera. Sì, buonasera, salve. Io volevo fare un... volevo dare e volevo dire grazie al dottore Urso e a tutta la sua equipe. Bene, bene, signore, perché questo ci io... fa piacere. Sono la prima che sono stata operata. Oh! Signora, siamo veramente felicissimi innanzitutto di sentirla e sentirla con questa voce bella, allegra e vivace. Molto, quindi, ecco. Molto, molto allegra, molto su di tono per tutto. Com'è stata questa esperienza? È stata bellissima perché è stata supportata da un'equipe, come diceva appunto il dottore Urso, unica e splendida, perché a Cosenza ci sono tante realtà che noi non conosciamo, ma sono tanto grandi e tanto importanti. Perfetto, ci fa piacere perché ecco la prima persona che si è sottoposta all'intervento. Ora come sta? Benissimo. Benissimo. Oggi ho guidato la macchina, sto mangiando come mi è stato consigliato. Incontrerò prossimamente il dottore Urso per una visita di controllo, sono felice. Ecco, e noi siamo felici con lei, signora. Io ringrazio comunque davvero la possibilità che abbiamo dato, mi metto anch'io in questa calderone, ai cosentini, a tutta la Calabria anche, di questo nuovo incontro e di capire che comunque l'obesità è un problema molto grosso. Grazie tantissimo al dottore Urso. Un bacione, buona serata, grazie. Arrivederla. Grazie, grazie a lei, splendida. Non occorrono altre parole perché questa signora è stata così, così chiara, insomma ha reso l'idea di cosa significa poter avere questa opportunità, perché appunto molti dicono con all'obesità bisogna rassegnarsi quando falliscono le diete, oppure l'obesità, ma forse è una questione di estetica, non è così perché è una questione di salute e certo anche l'impatto estetico. E quindi avere l'opportunità di ritornare ad una vita normale è impagabile. Sì, io devo ringraziare la signora che sia per le bellissime parole che per la fiducia che ha avuto in noi. La signora era in lista d'attesa in una struttura del nord, è stata anche chiamata circa 10 giorni prima dell'intervento previsto a Cosenza per andare ad operarsi lì, però ha voluto riconfermare questa fiducia e quindi di questo la ringrazio, e questo è il bello insostituibile della professione di chirurgo, che più di ogni altra disciplina dà questa soddisfazione immediata, cioè alcune volte ti dà quel senso di sconfitta quando non riesci, però è immediato il risultato che hanno le nostre mani, cioè l'operato delle nostre mani sui pazienti, e questa è la cosa più bella che ci dà più entusiasmo. Sicuramente, e poi non sottovalutiamo un altro dato, dottor Urso, la signora era prenotata fuori, sono soldi che voi fate risparmiare alla regione Calabria, perché sappiamo che l'emigrazione sanitaria è sempre stato un problema, però accentuato negli ultimi anni, vuoi per il piano di rientro, vuoi per la organizzazione, riorganizzazione o meglio disorganizzazione della sanità a cui abbiamo assistito, quindi noi diamo centinaia di milioni di euro alle altre ASL e poi lesiniamo il necessario ai nostri ospedali, alle strutture. Ecco, con questa vostra iniziativa invertiamo la tendenza, nel senso che riduciamo l'emigrazione sanitaria. Certo, riduciamo l'emigrazione sanitaria ed è per noi, ripeto, un vanto essere riusciti a proporre alla nostra azienda, che devo dire ha subito sposato questo progetto, un grazie al mio primario, il dottor Tonino Perri, un grazie al management ospedaliero che ha creduto in un momento anche così difficile
che però si sta accorgendo di questa rivoluzione che siamo riusciti, piccola rivoluzione che siamo riusciti a fare, perché siamo veramente subissati dalle richieste e quindi siamo veramente orgogliosi di aver costruito una squadra che potrà andare lontano e potrà dare risposte finalmente ai calabresi, così come dovrebbe fare ogni struttura ospedaliera. Certo, torniamo all'obesità. Allora, all'obesità si associano tante altre patologie, in primis il diabete. E noi, grazie anche alle ricerche del professor Francesco Rubino, questo medico cosentino che è apprezzatissimo in tutto il mondo, che ha visto mediante la chirurgia bariatrica, insomma, abbattere il diabete nelle persone obese e che tra l'altro collabora anche con lei, lei collabora con il professor Rubino è venuto ad inaugurare, diciamo, anche questa struttura. Beh, si risolve un problema enorme per queste persone se con l'intervento riusciamo ad abbattere anche il diabete, dottor Urso. Sì, naturalmente il professor Francesco Rubino è stato il primo ad essere informato degli interventi dei primi tre pazienti e di come sono andati, perché mi lega a lui una grande amicizia e per me un vanto essere suo amico. Lui è veramente uno scienziato in questo campo, a lui sono legate tante tante scoperte, sono dei fattori che si chiamano i fattori di Rubino, è un nome calabrese che gira nel mondo, in tutte le conferenze. E lui si è definito il mio padrino scientifico e per me è veramente un vanto. Ed è grazie a lui che ho avuto questo entusiasmo, questa voglia di ricreare ciò che lui ha creato prima a New York e ora a Londra. E se devo dire, essendo stato a Londra quasi 10 giorni, ho notato che c'è molto più entusiasmo qui a Cosenza. È stato molto più facile, e me lo confermava anche lui, ricreare questa equipe multidisciplinare a Cosenza che a Londra. E questo qualcosa di buono ce l'abbiamo anche nostri, noi. Ai nostri professionisti e ai miei compagni di viaggio. Ecco, che meccanismo determina il diabete, dottore, l'aumento del diabete nelle persone obese e come poi l'intervento riesce invece a diminuirlo se non ad eliminarlo? Sì, sono dei meccanismi che sono ancora in fase di studio ed è questa la grandezza della scoperta di Rubino, che quando riuscirà a scoprire qual è la molecola o l'ormone, in questo caso sono tanti ormoni come la grelina per esempio, che possa influenzare il metabolismo glucidico degli zuccheri, quindi causare il diabete, probabilmente sarà una scoperta da premio Nobel. Lui, la sua intuizione, come abbiamo detto anche l'altra volta, è che siccome nell'intervento da lui proposto si esclude una porzione di intestino e poi ha notato che il diabete scompariva, è arrivata alla conclusione logica ora, ma dovuta alla sua intuizione, che in quel segmento possa esserci qualcosa che provoca il diabete. E escludendolo, naturalmente, quella molecola non ha più la capacità di andare in circolo e di agire. Quindi è ancora tutta una fase di studio che deve essere perfezionata. Infatti il professor Rubino svolge non solo l'attività di chirurgo metabolico, quanto anche di ricerca, un laboratorio di ricerca attrezzatissimo lì a Londra, al King's College. Certo, tra i pazienti operati dopo la telefonata, pronto? 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 Sì, buonasera. Buonasera, volevo ringraziare il signor Urso, il dottor Urso. Io sono la seconda che sono stata operata. Bene, bene, bene. Vabbè, sono la più piccola, piccolina. Ah! E volevo ringraziarlo davvero tanto perché con questa operazione davvero mi ha cambiato la vita.
non c'è modo di ringraziarlo, se dico sì. Anche lei, diciamo, che si è subito fidata quando ha saputo che a Cosenza partiva questo progetto e si è affidata all'equipe del dottor Urso? Sì, sì, mi sono fidata e dir poco, fidatissima. Devo dire, intervengo io, che la signora che saluto e che sta parlando sono mamma e figlia che mi hanno contattato grazie alla vostra trasmissione. Quindi, ci fa piacere essere utili, perché quindi noi appunto seguono questa trasmissione, non è che ci siamo messi d'accordo, nel senso, assolutamente. Però seguono questa trasmissione ed è grazie a questa trasmissione che hanno deciso di ci siamo conosciuti, ci siamo contattati, è iniziato questo percorso di fiducia e la ringrazio. E questo fa piacere anche a noi, che ovviamente facciamo questa trasmissione proprio a servizio dei cittadini, per far conoscere ai cittadini le opportunità che ci sono, ma anche per denunciare le carenze, sollecitare interventi. Allora, adesso come sta? Adesso sta bene, buonasera, io sono la mamma. Ecco, benvenuta anche a lei, signora. Io volevo ringraziare la trasmissione, perché se ho avuto questa possibilità è stata grazie a voi, perché stavo guardando la trasmissione, ho chiamato in diretta e poi con tutta la sua bontà il dottore mi ha chiamato e quando mi ha detto di, insomma, gli ho spiegato quello che era, e non pensavo mai che rientravo nelle prime, che rientravamo nelle prime operate, mai. Ecco. Grazie dottore Urso, grazie tante. Grazie, grazie a voi per queste testimonianze. Siamo state trattate benissimo da tutte le equipe, non possiamo dire niente, grazie tante. Ecco. Eravamo delle regine, diciamo, trattate proprio come delle regine, grazie all'ospedale. Grazie, ecco, tante. Allora, siccome siamo, grazie a lei e a sua figlia, siamo costretti spesso a... Vi mando un bacione, grazie a lei anche per questo programma. Grazie signora, grazie. Noi siamo spesso costretti a denunciare le criticità, le disfunzioni, però quando capita di poter segnalare degli eventi positivi o le cose positive, ne siamo veramente felici e orgogliosi, perché è quello che vuole la Calabria, che meritano i calabresi. Pronto? Pronto, buonasera, pomeriggio. Buon pomeriggio a lei. Io telefono da Paola. Sì, prego. Sono stato operato, ho visto la trasmissione con questo tipo di problematica, obesità, sì, e coso. Sono stato operato 3 anni fa alla clinica Tricarico. Sì. Non so se... Sì, la conosciamo. Non il problema, voglio dire, sono in cura con loro che ogni 6 mesi faccio una visita. Però il problema qual è? Che ogni volta che vado devo pagare, questa è in sostanza è questa la cosa. Con voi è possibile avere una visita non a pagamento, oppure pagando solo il ticket? Questa è... È un'ottima domanda questa. Sì. Scusate se... No, assolutamente ha ragione, perché di questi tempi è diventato un lusso curarsi. Questa quindi... è la realtà. Ecco. Sì, noi abbiamo instaurato un percorso che va ancora perfezionato con il pagamento del ticket della ricetta, sì, volgarmente detta, presso l'endocrinologia, che è il primo contatto con la dottoressa Talarico, che è il, sì, primo contatto che un paziente obeso deve avere nel percorso che facciamo. Sì. Una volta che la dottoressa Talarico ha espletato le indagini che vi consiglierà e che ha deciso se ci sono spazi medici, tra virgolette, invece che chirurgici, allora una volta che la dottoressa Talarico indirizza il paziente verso il percorso chirurgico, da quel momento in poi non si paga neanche la ricetta, tutte le consulenze vengono fatte a carico, perché viene fatto proprio un pre-ricovero. Però nel suo caso è diverso, perché lei è già stato operato, se mi posso permettere, che tipo di intervento ha fatto? Io un bendaggio gastrico. Un bendaggio gastrico. E, teoricamente, io ora non voglio entrare in questa cosa, sarebbe bene sempre rivolgersi al centro che
ce l'ha già in cura da tempo, quindi per evitare inutili perdite di tempo, però noi diciamo siamo a disposizione, avvieremo tra poco, perché ripeto siamo in fase ancora pioneristica, un ambulatorio in ospedale, quindi con una impegnativa per visita di chirurgia bariatrica, probabilmente il mercoledì alle 10.30, ogni mercoledì alle 10.30, per cui se lei avrà la bontà di prenotarsi tramite il CUP, che è il servizio ospedaliero dell'ospedale dell'Annunziata, tra circa 20 giorni penso sarà attivo questo ambulatorio. Stiamo aspettando le solite cose burocratiche sono spesso quindi più lunghe delle intese. Quindi può venire a fare la visita di controllo e poi vedere se una visita di controllo può essere arruolato per da poi voi, arruolarlo oppure, da noi e venire solo a carico del servizio. Questo è il di più che noi anche offriamo, una cosa a totale carico del servizio sanitario, tranne la prima visita, fermo restando che poi dopo la prima visita noi chiediamo la disponibilità ad operarsi, perché questo servizio del pre-ricovero è finalizzato all'intervento chirurgico. Certo, in caso contrario, è proprio legge dello Stato, quindi in caso contrario poi l'ospedale si rivale delle consulenze fatte se non dovesse concludersi con l'intervento chirurgico. Quindi comunque con la ricetta si può venire a fare tutte le visite di tutte le equip. Sì. No, vabbè, a me mi è già qualcosa, guardi. Certo. A me è già qualcosa che pure che pago il semplice ticket come visita, a me mi sta bene, guardi. Certamente. Perché francamente a cacciare un gruzzoletto non è poco. Ecco perché, oggi come oggi, guardi. Assolutamente, ha ragione. Va bene. Gentilissimi siete stati e buon proseguimento. Grazie a lei. Ecco, così approfittiamo per dare anche delle informazioni più tecniche. Abbiamo un'altra telefonata, pronto? Pronto, buonasera. Buonasera. Io chiamo dalla provincia di Vibo Valentia. Sì. Stavo guardando il programma e ne approfitto per fare una domanda al dottore. Io in famiglia ho un familiare che da tempo è stato diagnosticato il diabete di tipo 1, il mellito. Ora, questa chirurgia bariatrica per questo tipo di paziente si possono trattare questo tipo di diabete o solo nel caso dell'obesità? No, questo tipo di chirurgia agisce sul diabete di tipo 2 non è ancora entrata nelle indicazioni la chirurgia nei pazienti non obesi per curare il diabete. Sì, quindi niente. Perché vedendo un attimino, sto rientrando adesso dal lavoro, vedo obesità, chirurgia, diabete, chirurgia. Sì. Ne ho approfittato per vedere un attimino quello che ha fatto perché bene. Non avevo seguito la parte prima del programma, quindi non so se il dottore lo aveva... No, ci ha aiutato a chiarire anche questo fatto. No, la ringraziamo appunto perché abbiamo dato un'altra informazione. Chi ha solo il diabete non può sottoporsi a questo tipo di... di tipo 2 alimentare, quello è. È in fase anche grazie agli studi del professor Rubino. È stato richiesto un'autorizzazione perché poi le indicazioni vanno autorizzate dal Ministero della Sanità di poter agire anche sui pazienti normopeso per questa cura, però l'iter ancora penso che sia ancora lungo. Così no, io perché pensavo fosse anche questo in fase sperimentale, dico, uno quando deve avere una patologia del genere così grave, specialmente per un giovane, tenterebbe qualunque cosa, ecco. Certo. Se può migliorare la qualità di vita, senza alcun dubbio, quindi... Certo. Ha ragione. Va bene. Speriamo che si trovi qualcosa anche per questo diabete, per i non obesi, perché è veramente una piaga. Certo, sì, vero. Grazie, grazie e buon lei. Lavoro. Prego. Grazie. Grazie mille, buonasera. Buonasera, allora dobbiamo dare la linea alla regia. Per la pubblicità, dottor Urso, e poi torniamo in studio a dare altre informazioni.
Rieccoci in studio con il dottor Ninni Urso, chirurgo, dirigente medico all'Annunziata di Cosenza e coordinatore di questa equipe che è appena partita per la chirurgia dell'obesità. Abbiamo subito una telefonata, pronto? 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 Sì, buonasera. Buonasera, posso? Sì, prego. Pronto, buonasera, posso fare una domanda al dottore? Certo, certo. Io ho 40 anni, sono 1,80-120 kg, quindi soffro di obesità. E il problema di fondo è che io mi stavo curando questa obesità facendo delle diete e facevo un po' di sport, la corsa. L'anno scorso purtroppo ho fatto un incidente stradale con la macchina e ho l'anca spostata da un centimetro, quindi purtroppo non posso fare sport. Non riesco neanche a camminare perché mi fa male la gamba, quindi ho paura che questa obesità potrebbe aumentare. Volevo sapere se era possibile fare una visita nella vostra equipe, che io non ero a conoscenza, ringrazio la trasmissione che me ne ha fatto partecipe, se è possibile avere i riferimenti, le date, non lo so, un numero di telefono, qualsiasi cosa, così posso prendere un appuntamento, perché sono un po' preoccupato, perché non vorrei che questa cosa mi potrebbe portare a cose più gravi, insomma. Sì, ancora come dicevo prima, siamo in fase di aggiustamenti logistici, quindi non abbiamo un numero di telefono. Quello che posso dare è il numero di telefono della divisione di chirurgia Falcone, che è 0984 681 292, farlo magari verso le 8 del mattino o per farsi passare il caposala e chiedere del dottor Urso, o quando io ci sarò, perché noi ci occupiamo di tutta la chirurgia e non solo di quella bariatrica, quindi siamo soggetti a turni, notturni, pomeridiani, però 0984-681-292 è il diretto della divisione di chirurgia Falcone, e potete chiedere del dottor Urso, del dottor Chiodo, che siamo i due chirurghi che se ne occupano, e poi verrete richiamati da noi stessi, da noi chirurghi, per essere visitati. Va bene, la ringrazio e grazie dell'informazione, e grazie a questa splendida trasmissione che mi ha fatto conoscere questa equipe che c'è in Calabria. Ho capito che c'è proprio qualcosa e non eravamo a conoscenza. E spesso le eccellenze calabresi spesso non vanno in onda, non e mi fa piacere conosciamo. Che questa trasmissione ha dato luce all'eccellenza cosentina e calabrese. La ringrazio e le lascio la buona continuazione. Grazie, grazie, grazie a lei, e grazie a tutti quelli che veramente tutti i giorni ci seguono con affetto ormai da anni, sia per le altre trasmissioni, sia per questa, che è molto importante perché parliamo della salute dei cittadini. Dottor Urso, quindi si possono fare le valutazioni. Dicevamo che non tutti i pazienti obesi poi possono essere sottoposti o vogliono essere sottoposti ad intervento. Vogliamo dare più o meno qualche notizia tecnica sull'iter, cosa succede? Abbiamo un'altra telefonata. Pronto? Buonasera. Buonasera. Volevo chiedere una delucidazione. Io ho 62 anni, ho un indice di massa corporea pari a 55. Però il problema è che ho una glicemia, diciamo che è normale, però ho un'insulinemia abbastanza elevata. Chiaramente sono obeso, quindi super obeso direi. Chiaramente per sapere se era possibile avere un primo approccio, se direttamente in reparto oppure nel servizio di endocrinologia. Grazie. Sì, l'indice di massa corporea che ha detto il telespettatore è un indice di massa corporea abbastanza alto ed è l'indice secondo il quale definiscono l'obesità a livello mondiale, è universalmente accettato, è un rapporto tra il peso e l'altezza ed è un indice abbastanza alto, quindi c'è l'indicazione assoluta ad una chirurgia. In questi pazienti è possibile usare il palloncino intragastrico per farli diminuire di peso, si perdono circa
20-25 kg per poi essere sottoposti all'intervento che noi facciamo in condizioni di peso un po' migliore. Certo, perché sennò diventa difficile l'intervento. Per diminuire anche i rischi legati all'intervento, legati ad un peso eccessivo. E in gastroenterologia, e fa parte di tutto il percorso che noi facciamo, esiste la possibilità di mettere questo palloncino, perché i nostri gastroenterologi hanno comprato questi palloncini, grazie anche all'impegno dell'azienda, per cui noi offriamo tutta la gamma di interventi che attualmente vengono praticati per l'obesità, e anche quella la possibilità di mettere questo palloncino per diminuire di peso e sottoporsi all'intervento chirurgico in condizioni migliori. Quindi il signore dovrebbe sempre contattare la chirurgia Falcone. La chirurgia Falcone, vogliamo ripetere il numero, dottor Urso? 0984-681-292. Perfetto, chiamano, chiedono di lei o del dottor Chiodo e poi vengono ricontattati e si fa tutto il percorso valutativo. E si fa il percorso, sì. Quindi lasciano un numero di telefono, un recapito e poi siamo noi, in questo periodo almeno, che non abbiamo un personale amministrativo, tra virgolette, che possa da 2 mesi. Supportarci, lo facciamo noi e quindi fate un po' tutto. Ci carichiamo di tutto. Vi caricate di tutto, quindi il signore potrebbe essere sottoposto a questo primo intervento e poi eventualmente... Sì, c'è l'indicazione assoluta, perché... No, ecco. Non so se ha altre domande il nostro telespettatore. No, va bene, ok. Va bene così. Grazie. Grazie, grazie e soprattutto in bocca al lupo, perché comunque è un percorso non semplice, ma sicuramente, come abbiamo sentito dalle prime telefonate, delle prime 3 persone che si sono sottoposte a intervento, si torna a vivere, si rinasce. Un'altra telefonata, pronto? Pronto, buonasera. Buonasera. Io sono Pasquale, volevo fare qualche domanda dal dottore. Sì. Allora, volevo chiedere, io peso circa 96 kg e ho fatto tante cure, faccio l'attività fisica, ma purtroppo non riesco a scendere di peso, purtroppo non riesco a scendere di peso in nessuna maniera, faccio anche un po' di attività fisica, c'ho il diabete un po' alto, quindi volevo sapere un po' come devo fare, che cosa potrei fare, ecco. Adesso la TV, quindi non ho sentito tutta la trasmissione. Sì. Basta contattarci. Lei quant'è alto, scusi? 1,79. Vabbè, basta contattarci. Noi facciamo il calcolo del BMI, vediamo se c'è un'indicazione chirurgica. Si inizia con una visita endocrinologica, come ho detto. Basta contattarci, ha sentito il numero che abbiamo detto prima? Sì, basta contattarci a quel numero, facciamo una prima visita e poi indicheremo noi il percorso da seguire. Ho capito, un'ultima cosa, dottore, volevo sapere, come mai io mangio pochissimo, faccio attività fisica e tutto, e purtroppo non riesco a scendere di peso. Può ripetere, perché siccome l'audio è disturbato non abbiamo sentito bene. Lei cosa fa? Ho detto, io faccio un'attività fisica, mangio pochissimo, però nonostante ciò non riesco a scendere di peso, in nessuna maniera, c'ho questo diabete. Vabbè, come ho detto prima, lei fa parte di quel 95%, quindi una percentuale abbastanza alta di pazienti obesi che non falliscono nelle diete e nonostante l'attività sportiva. L'obesità è un problema metabolico, quindi non è solo legato al cibo, quindi può essere un ipermetabolismo, può essere un difetto di elaborazione e di assorbimento di alcuni nutrienti, quindi va studiata in maniera scientifica sotto i diversi aspetti. Ecco, perché questo purtroppo succede, che magari uno non riesce a perdere peso. Ecco, va bene, grazie. Grazie a lei, può prendere l'appuntamento, non riesce a perdere peso nonostante mangi poco. L'intervento in cosa consiste, dottore? Perché noi abbiamo sempre sentito parlare dei bendaggi
quello che insomma, forse finora è andato per la maggiore. Invece con l'intervento chirurgico voi intervenite come sul paziente? Sì, il bendaggio ha goduto di grandissimo e gode ancora di grandissimo audience nella comunità chirurgica, perché è un intervento relativamente semplice, ma sempre in anestesia generale, che mira al restringimento di una, della parte iniziale dello stomaco. Poi, come sempre succede in chirurgia, quando si usa una determinata tecnica, a distanza di anni si possono valutarne gli effetti collaterali, i successi e gli insuccessi, e quindi vengono proposte sempre di più diverse tecniche. Ne sono state proposte veramente tante. Quelle, diciamo, più usate dal punto di vista proprio statistico nelle diverse chirurgie del mondo sono, oltre al bendaggio, che ha delle indicazioni ancora abbastanza precise, la resezione dello stomaco, la sleeve gastrectomy, che nella fattispecie è quella che abbiamo usato nelle tre pazienti che tra l'altro hanno anche telefonato, e il bypass proposto da Rubino. Mentre il bendaggio è reversibile, in quanto i pazienti possono decidere a un certo punto di poterlo togliere, gli altri due interventi sono irreversibili, cioè non si torna più indietro. Ecco, però abbiamo sentito che nel giro di una settimana le sue pazienti hanno perso chi 10, chi 12 chili, quindi i risultati si sono già visti. Pronto? Salve, buonasera. Buonasera. Chiamo da Rende. Senta, io volevo rivolgere una domanda al dottore. Praticamente io quasi 10 anni fa ho fatto il bendaggio in un'altra eccellenza calabrese, che è quella di Belvedere praticamente. Volevo sapere se adesso a Cosenza, nel piano che segue le pazienti, è previsto anche poi il dopo, cioè l'addominoplastica, tutto quello che segue dopo, perché psicologicamente questi interventi ci aiutano a rivivere, a rinascere. Io ho perso quasi 60 kg, quindi il bendaggio per me è stata una rinascita, ma adesso c'è il problema che per chi volesse eliminare questa pelle superflua non c'è assistenza, quindi o si va a pagamento e si vanno a spendere veramente, io ho chiesto dei preventivi e sono assurdi, oppure bisogna rimanere così, cioè o con delle cicatrici che mi avevano proposto un intervento chirurgico, ma per quanto riguarda le braccia è meglio tenersele un po' flaccide e non con queste cicatrici che vanno dall'ascella fino ai polsi praticamente. Sì, le rispondo pur non essendo logicamente competente del campo di chirurgia plastica. Noi abbiamo all'ospedale di Cosenza un'unità di chirurgia plastica diretta dal dottor Diodato Arcuri, cui potrà rivolgersi per tutte, che è già informato e fa parte collabora anche con voi. Collabora con noi, fa parte della divisione di chirurgia Falcone, quindi questo volevo sapere, cioè sì, è previsto sì. Eventualmente per chi ha perso. Sì, è previsto, è previsto, abbiamo già parlato, non abbiamo, diciamo, non ha ancora iniziato, perché abbiamo iniziato noi, quindi ancora sì. Ci saranno diciamo, un po' un lasso di tempo entro il quale poi si ripresenteranno i pazienti per fare questi aggiustamenti che sono previsti e che sono, fanno parte del percorso, le braccia, la circonferenza delle gambe, l'addominoplastica, quindi sì. La cosa migliore è prendere contatti anche in questo caso col centro unico prenotazioni dell'ospedale di Cosenza e chiedere tramite impegnativa sempre la prenotazione di una visita di chirurgia plastica. Verrà vista dal mio collega, che l'ospedale di Cosenza è ampiamente in grado di soddisfare anche questi bisogni. Va bene, la ringrazio. Perfetto. Grazie a lei, perché abbiamo dato un'altra informazione, perché i pazienti vengono seguiti anche dopo, perché non viene lasciato l'intervento a metà, perché uno sì è felice, dimagrisce, ma poi appunto c'è questa pelle in abbondanza che in qualche modo va rimossa. Stavamo dicendo degli interventi, quindi ci sono varie tipologie a seconda delle esigenze del paziente, dottore. Abbiamo detto che il bendaggio è, insomma, non è permanente, quindi si può anche togliere, però non ha la stessa efficacia probabilmente di un intervento
risolutore? Sì. Rispondiamo sì. Dopo. Pronto? Pronto? Sì, buonasera. Buonasera. Senta, io ho fatto già questo tipo di intervento circa 8 mesi fa. È stato fatto un intervento di bypass bilio-intestinale. C'è stata una perdita di peso subito, diciamo. Però ora sono un paio di mesi che il peso è un tantino stabilizzato. Sono partito da un peso di circa 150 kg e sono arrivato a 130. Ho avuto anche un buon abbassamento dei valori glicemici, però in questo periodo di nuovo la glicemia tende un tantino a mantenersi su valori 200-230, ma con la perdita di peso però mi sono un tantino bloccato. Volevo sapere lei cosa ne pensava. Guardi, come dicevamo prima, questa patologia ha bisogno di essere seguita con uno stretto follow-up, con uno stretto regime di controllo. Dicevo sì. Prima che l'intervento chirurgico non è né la fine né l'inizio sì, certo. Del percorso. Lei deve rivolgersi ad un bravo nutrizionista che deve seguirla, perché è statisticamente provato che se non c'è uno stretto follow-up nutrizionale, la tendenza a riprendere peso esiste per tutti i tipi di intervento, sia il bendaggio, sia meno, ma sempre esiste questa possibilità, per i bypass e per la resezione dello stomaco con la sleeve gastrectomy. Perché poi l'organismo, diciamo, dopo l'impatto per cui si perde, è normale che si perda esponenzialmente peso nei primi mesi e poi si raggiunga un plateau dopo il quale non si scende più. Sì. Però si può addirittura riprendere peso, perché poi l'organismo trova gli antidoti, per esempio lo stomaco residuo, se viene sottoposto a mangiate abnormi per quello che è rimasto, tende a dilatarsi e quindi a riformare quella capacità, a ritornare a quella capacità che era prima. Quindi lei deve essere seguito da un nutrizionista, soprattutto perché sono passati solo 8 mesi, perché poi magari i controlli vengono diradati dopo un anno e 2 anni, però 8 mesi sono dei controlli che lei deve fare. Sì, no, i controlli li sto facendo, l'unica che non ho fatto è stata quella del nutrizionista. Ma quella è la più importante, perché il regime nutrizionale, senza un'adeguata terapia nutrizionale, l'intervento può anche fallire, diciamo, perché poi per esempio il servizio di nutrizione clinica dell'ospedale di Cosenza dà proprio una dieta per i primi 3 giorni, per la prima settimana, e le pazienti che sono state operate lunedì 25 hanno già il loro primo follow-up. Mi sembra l'8 e il 9 di giugno, poi verranno dati altri follow-up, vanno seguiti gradualmente, perché se no, se uno assume per esempio bevande zuccherate, il peso lo riprende, per esempio. Anche se passa dallo stomaco, certo. Insomma ristretto. Va bene, d'accordo. Quindi, la ringrazio, è stato molto gentile, arrivederci. Arrivederci, perché in effetti fermarsi a 120-130 kg, quando ha detto il signore, non è... Probabilmente va seguito un po' dal punto di vista. Se si segue poi col nutrizionista può scendere e soprattutto evitare anche che salga la glicemia, perché certamente. Sennò non abbiamo. Ora, non so se abbiamo un'altra telefonata, pronto? Sì, abbiamo una telefonata. Dottor Urso, dicevamo che questi interventi possono avere successo se si seguono, se si segue tutto quanto il percorso. Abbiamo la telefonata, pronto? Buonasera. Buonasera. Ho sentito il fatto del diabete. Io non sono un diabete molto alto, perché delle volte ho 180, 160, 140, perché io ho tante malattie, sono su una serie di rotelle, e ho la pancreatite e via di seguito. Devo prendere qualcosa oppure
diciamo, se faccio una dieta che non mangio, allora le torno a 120, se mangio va a 140, 160. Sì, purtroppo non è il mio campo specifico, questo deve chiedere, penso che lei sia seguita da un diabetologo. No, perché sono stanca di medici. ma i medici servono, non è non che per difendere... in ospedale. Non è per difendere la categoria, però è giusto che servano quando ce n'è bisogno. Perché ce n'ho tante, quindi... Non... Perché noi purtroppo stiamo parlando di diabete qui associato soprattutto all'obesità. Ho letto perché ecco. Diciamo non sono nemmeno ignorante. Quindi non... Qui ci vorrebbe più un diabetologo, un diabetologo valutare il perché di questa sua situazione. Ho parlato col medico di famiglia e no. Dice per il momento non prendete niente. Non mangiate pasta, pane. Vedete? Sarebbe utile insomma un diabetologo, un endocrinologo diabetologo che possa... affrontare la, certo, la cosa. Non è che può rinunciare a mangiare per stare meglio. No, ma... non mangio perché sono sempre seduta su una sedia qui. Per questo dico, se poi rinuncia a tutto come fa a vivere? Certo. Va benissimo. Va bene signora. Grazie, arrivederci. Il diabete rimane sempre una malattia difficile, una malattia sociale. Allora, all'Annunziata di Cosenza, questa unità che quando abbiamo visto c'è una bella equipe, dottor Urso, molto, insomma, veramente qui c'è una squadra che ha preso a cuore questa patologia e che noi ringraziamo, sta muovendo i primi passi, già avete strutturato bene diciamo, la macchina operativa, abbiamo visto i riscontri. E comunque chiunque può rivolgersi per avere una valutazione, perché molte persone appunto non sanno come fare. Certamente, non c'è nessuna differenza con le altre patologie per le quali si fa... No. Prendiamo la telefonata, diamo spazio ai telespettatori. Pronto? Pronto? Sì, buonasera. Buonasera, sono Massimo, mi chiamo. Sì. Gentilmente vorrei fare una domanda al dottore. Sì, prego. Guardate, io ho il diabete mellito 2, poi ho due protesi alle anche, sia destra che sinistra, e la gomma alzosa dalle ginocchia e purtroppo anche 4 anni di scale. E sono 1,72 di altezza e 115 kg. E tutti quanti mi dicono che devo dimagrire, ma non riesco a dimagrire. E non so cosa fare. Sì, lei rappresenterebbe da queste poche parole, quelle che possiamo dire in TV, proprio uno dei soggetti che rientrerebbero benissimo nella terapia chirurgica di questa obesità. Con la quale è dimostrato nel 60-70% dei casi si arriva ad una diminuzione o addirittura a una remissione del diabete. Poi curando il peso, naturalmente anche le articolazioni hanno meno carico da sostenere, quindi tutte quelle che lei mi ha detto sono tutte un po' patologie concomitanti alla presenza di eccesso di peso, quindi lei rappresenterebbe un paziente da includere nello studio e nel percorso chirurgico. Quindi dovrebbe rivolgersi all'ospedale, si può rivolgere anche per avere una valutazione sì. E poi decidere cosa fare, perché così non può rimanere il signore. Certo. Se non riesce a perdere peso non... Io mi rendo conto che la cosa è sempre difficile, certo, proporre certo. Un intervento chirurgico, perché non si pensa che un intervento chirurgico possa... dare risposte sotto questo aspetto e penso che la cosa più bella siano le testimonianze, non tanto per me, certo mi danno grande entusiasmo e danno grande entusiasmo alla squadra, però testimoniano veramente, infatti ho l'idea di farmi trovare le prime volte con dei pazienti che parlano ai futuri pazienti, perché miglior voce di chi ha avuto la fiducia e ha sconfitto la paura, perché nessuno viene assolutamente, tranquillamente, anche queste pazienti così
felici e che hanno usato questo termine, sono rinata, avevano una paura matta, io le ho viste, quindi miglior testimonianza che quella dei pazienti non può certo, aversi. Ma poi abbiamo visto queste tre pazienti operate 8 giorni fa e che sono tornate alle loro attività normali, anzi meglio, hanno perso 10-12 kg, le abbiamo sentite con un tono di voce veramente vitale, entusiasmante. Noi non è che vogliamo convincere le persone ad operarsi, però quantomeno a farsi valutare, perché no, se possono risolvono il problema. Io che non ho iniziato la prima la trasmissione perché sì, sono morto da poco, come posso fare per prenotarmi, per andare in ospedale? Allora lo ripetiamo, così chiudiamo, siamo pure in chiusura. Basta contattare la chirurgia Falcone 0984 681 292, sì, chiedere del caposala, telefonare di mattina, chiedere del caposala e lasciare il proprio nome, cognome e numero di telefono, o chiedendo del dottor Urso, del dottor Chiodo, o se noi siamo impegnati in altre cose, lasciare il proprio numero di telefono dicendo che si è interessati al percorso dell'obesità, e poi io e il dottor Chiodo avremo cura di richiamare tutti voi che ci contatterete. Ho capito. Un'altra cortesia, dottore, se è possibile chiedere. Sì, velocemente. Sì, ma questo è tutto convenzionato con l'ASL, sapete, scusate la mia, perché io sono un piccolo pensionato, 700 euro al mese. E tutti mi chiedono soldi per pagare prestazione. No, si fa tramite una impegnativa e poi se si sceglie di fare l'intervento chirurgico, poi è tutto a carico del Servizio Sanitario Nazionale. Quindi senza spese per il paziente. Ho capito. Va bene. Grazie, gentilissima, e grazie della trasmissione, è un servizio molto utile. Grazie a lei. Allora, la ringrazio. Arrivederci, dottor Urso, dobbiamo salutarci perché abbiamo sforato anche di qualche minuto, però l'interesse c'è. Noi ci rivediamo tra qualche settimana, così perché abbiamo visto che anche tante persone lo hanno scoperto oggi e quindi è importante far conoscere quello che si sta facendo a Cosenza a livello di obesità e di chirurgia dell'obesità. Grazie a Ninni Urso, chirurgo, dirigente medico alla medicina Falcone dell'ospedale dell'Annunziata, grazie a Luca Chito in regia e grazie a voi per essere stati con noi. Arrivederci.